La Galleria Sabauda è direi proprio un gioiello torinese, non solo adesso che è davvero rinata ed è rinata in grande splendore, non so se qualcuno di voi l'ha già vista, alcuni penso di sì, ma certamente è una, veramente un museo di cui possiamo essere orgogliosi come torinesi e non solo. E già prima era sicuramente un museo interessantissimo e abbastanza unico nel suo genere. Probabilmente è stato un po' penalizzato, io credo, dalla vicinanza col Museo Egizio, perché la Galleria Sabauda in fondo non era così conosciuta, non se ne è mai parlato moltissimo. Ah, vado al Museo Egizio, ah, c'è anche la Galleria Sabauda, ma guarda un po' che cos'è, insomma, ci si fermava lì, no? Sicuramente gli spazi erano un po' limitati perché la galleria ha una dotazione di quadri, di arazzi, di stampe veramente straordinaria e quindi il trasferimento nella manica nuova di Palazzo Reale ne fa veramente un museo straordinario collegato a quello che è il Polo Reale, di cui vorrei parlare un momentino perché è proprio un discorso che porta Torino, porta il Polo Reale, quindi la Galleria Sabauda, certamente a competere al livello di grandi altri complessi museali. È stata paragonata al Louvre, all'Ermitage, eccetera, no? E vorrei partire anche da alcune dichiarazioni che ha fatto la soprintendente Edil Gabrielli, che si è occupata moltissimo, con molta passione direi, di questa nuova collocazione. E lei racconta che questa idea del trasferimento, poi vedremo anche perché è stato necessario questo trasferimento, comunque è stata concepita intorno al 1999, perfezionata poi nel 2004. E se pensate, in tempi abbastanza brevi, non faraonici, è stata, perché siamo nel 2015, è stata completamente trasferita, è stata inaugurata il 4 dicembre e quindi peraltro permettendo sempre una visione, seppur parziale, delle collezioni, perché prima è stata trasferita una parte delle collezioni, non tanto una collezione, ma un insieme di opere prese da diverse collezioni al piano terreno praticamente. Poi altre opere sono state portate in una specie di grand tour per il Piemonte con mostre temporanee in varie parti del Piemonte e quindi c'è stata questa possibilità di cambiare la visione del museo, ma comunque di renderlo fruibile lo stesso al pubblico. Quando così è stato chiesto quali sono stati un po' i criteri, il criterio base, dice la Gabrielli, è stata la facilità e la godibilità di fruizione. Una chiave di lettura che mi sembra sia pienamente riuscita nell'allestimento nuovo. Il precedente ordinamento, quello ultimo, poi vedremo i precedenti, era un ordinamento che divideva un pochino le opere secondo le collezioni dinastiche e quindi era certamente una interessante, ma una visione abbastanza costrittiva, limitata, perché la collezione di Eugenio di Savoia Soissons aveva certe cose, la collezione lasciata dai Falletti Barollo altre cose, eccetera. Le collezioni dinastiche, no, erano divise per periodi. La Gabrielli invece ha scelto in questo nuovo allestimento un criterio che mi sembra molto molto interessante, molto moderno anche, che è quello che è stato poi, come dire, trasmesso nel titolo che lei ha dato a questa prima mostra, quelle temporanee, che è stato proprio Torino e l'Europa. Quindi le opere che noi vediamo adesso alla Galleria Sabauda non sono più collocate secondo le collezioni, ma con una visione cronologica allargata. Allora troveremo i piemontesi, per esempio, da Macrino d'Alba a Defendente, a Gaudenzio Ferrari, dialogare col Beato Angelico, con il Mantegna, quindi con artisti di altre parti
d'Italia e di altre parti d'Europa, perché c'è una collezione di opere fiamminghe olandesi che è importantissima. E quindi questo criterio di vedere in parallelo quello che succede in Europa nello stesso momento è davvero molto interessante, perché come sappiamo già solo a livello italiano, se pensiamo al 400 piemontese e poi al 400 fiorentino, vediamo che ci sono delle differenze enormi. Per motivi storici certamente, ma ci sono, e quindi è molto stimolante. Inoltre c'è stato studiato un percorso ad anello, no? Quindi le varie stanze in cui sono collocate le opere, le varie sale, si aprono su dei corridoi che sono stati lasciati liberi, e a intervalli regolari ci sono dei grandi pannelli blu che riportano delle frasi di scrittori, di critici, di personaggi che si riferiscono agli artisti che poi troveremo nelle sale, e questo va bene, va benissimo. Ma c'è una cosa ancora, direi, importante, molto, che non mi risulta di aver visto in altri musei, e ne parlavo anche con gli architetti Scalva e Biancolini, anche loro dicevano: ma effettivamente non siamo sicurissimi che sia unico, però certamente molto raro. In fondo a questi tabelloni c'è un richiamo preciso: se tu cerchi Rembrandt vai alla sala 39, se tu cerchi Spanzotti vai alla sala numero 3. Quindi questa indicazione così precisa è molto preziosa, perché immaginate che le opere sono distribuite su 4 piani, quindi sono tantissime, e permette di individuare immediatamente, per uno studioso, per uno studente, per un appassionato, l'artista o il periodo o le opere che gli interessano maggiormente. Anche perché questo ormai è un criterio, direi, che tutti conoscono, tutti quelli che si occupano in qualche modo di arte, dagli insegnanti alle guide, eccetera. È controproducente vedere un museo così grande tutto in una volta, bisogna selezionare delle opere, altrimenti proprio fisiologicamente dopo un po' l'attenzione cade ed è come vedere tutto e vedere niente. Quindi questo permette di realizzare dei percorsi a tema su un artista, su un periodo, su un tema che può essere, non lo so, il Natale nell'arte, le donne e così via, no? E quindi, come dire, anche un invito alla continuità a frequentare il museo, che non è cosa da poco. Infatti io dicevo sempre ai miei alunni che vedere un museo non è come fare una vaccinazione che dura tutta la vita, e quindi si va magari a vedere un'opera e poi si ritorna più volte, no? Sempre in quest'ottica, la Gabrielli, anche se appunto in questa intervista abbastanza recente, dirà, non so, io non sapete tutti i cambiamenti che ci sono stati, ci sono adesso nel settore della soprintendenza, diceva probabilmente non sarò più io ad occuparmene, però la partenza è stata prima dell'inaugurazione, quindi la cosa è avviata. In basso, nel pianterreno, una parte di stanze sono lasciate libere per delle mostre temporanee, e anche questo è molto importante. Pensate a Venaria, eh? Venaria certamente interessantissima, quasi un miracolo, no? Per come è risorta la Venaria, però un grandissimo apporto di pubblico è dato anche dalle mostre temporanee che si susseguono, e quindi anche per la Sabauda c'è questo discorso. Ancora una cosa importante: nell'ultimo piano, dove è collocata la collezione Gualino, c'è un laboratorio di restauro, a vista, e quindi è possibile per i visitatori vedere, non so se hanno già iniziato, però c'è un programma anche di conferenze, di attività didattiche per far vedere come si effettua il restauro delle opere. Quindi tutto questo va benissimo, c'è un problema, una pecca se vogliamo, ma non dipende certo così da noi, dagli organizzatori, è il fatto della
scarsità di personale, per cui molto spesso uno va per visitare la Sabauda e si trova la sorpresa che magari un piano è chiuso oppure un settore è chiuso, e del resto mi dicevano appunto i custodi che per il momento non... Devo anche dire, almeno per la mia esperienza personale, io ci sono già stata un'infinità di volte e ho preparato alcune mostre a tema e sono stati sempre gentilissimi, e una volta, per non farmi ritornare al pomeriggio, uno dei custodi mi ha seguita, mi ha permesso di vedere la collezione Gualino fuori orario, per dire, quindi è una cosa che non dipende da loro, speriamo che si possa risolvere, perché questo certamente è un problema. Le ho parlato della collezione Gualino, e per la collezione Gualino è stato invece utilizzato un criterio completamente diverso, giustamente. Giustamente perché una collezione di un appassionato chiaramente tocca argomenti diversi, quindi nella collezione Gualino troviamo da alcune opere, abbiamo Duccio per esempio, da Buoninsegna, abbiamo delle opere orientali, abbiamo Menzio, abbiamo i Sei di Torino, quindi una collezione che non poteva e non doveva essere smembrata, quindi giustamente è stata lasciata integra come già era nella precedente allestimento. Qui ha acquistato naturalmente in spazio, poi è messa nella parte alta, nel sottotetto, quindi è particolarmente affascinante. Vi do qualche numero, perché per renderci conto anche dell'importanza di questo polo reale, che come dicevo si colloca proprio tra i più grandi complessi museali d'Europa, e dunque oltre 46.000 metri quadrati di esposizione museale, più di 3 chilometri di percorsi espositivi, 5 musei, un bookshop, 3 spazi espositivi per mostre temporanee, 85.000 metri quadrati di aree verdi, 160.000 metri quadrati totali di pertinenza tra aree verdi e connettive, oltre 600.000 pezzi conservati, dipinti, sculture, arredi, libri, documenti, e qui ho dei dati da agosto 2013 a agosto 2014, 486.000 visitatori, ma negli ultimi 3 anni 1.500.000 visitatori, quindi voglio dire, scusate, 1.500.000 visitatori, e quindi si spera che aumentino ancora. Allora, qui vediamo appunto l'ingresso, Palazzo Reale, e adesso vediamo la prossima immagine. Ecco, questo è l'ingresso appunto della nuova Sabauda. Come vedete è nella manica nuova di Palazzo Reale, che era adesso praticamente inutilizzata perché era stata creata per ospitare uffici di Casa Reale, alcuni appartamenti più piccoli per la corte, poi era passata alla Regione Piemonte e poi adesso era inutilizzata. E quindi vedete che è prestigiosa già proprio come ingresso così. E il polo reale, adesso dovrebbe esserci l'immagine dopo, ah no, ecco, prima ho inserito Palazzo Madama, perché parlerò adesso della, come dire, la nascita proprio della galleria e della sua prima collocazione, che era in Palazzo Madama. Verrà poi spostata al Palazzo dell'Accademia delle Scienze, e quindi a Palazzo Madama rimane il Museo di Arte Antica. Quindi c'è proprio questa divisione molto precisa, molto netta come ambito anche di immagini. Ecco, questa è un'immagine del Palazzo dell'Accademia delle Scienze, vedete Museo Egizio e Galleria Sabauda. Però prima di questo vorrei così leggervi da una cronaca del tempo questa parte che riguarda proprio la prima istituzione della Galleria Sabauda, e si legge, è stata scritta qualche tempo dopo, è istituita per concessione di Carlo Alberto in Palazzo Madama e aperta agli artisti e ai visitatori con inaugurazione ufficiale il 2 ottobre 1832, che era anche il giorno genetliaco del re, per servire, messo sottolineato, all'incremento delle belle arti.
e a ricordo di questo, forse qualcuno lo ricorderà, c'era una lapide nel vecchio allestimento che ricordava proprio questo, una lapide scritta dal professor Carlo Boucheron, che era collocata nel salone al piano nobile. Questo allestimento era avvenuto in soli 3 mesi. Il marchese Roberto D'Azeglio era stato nominato il 19 giugno precedente gentiluomo di camera onorario con incarico della direzione delle gallerie e degli oggetti d'arte della corona, responsabilità che nei 10 anni precedenti, durante il regno di Carlo Felice, era stata ricoperta da Giuseppe Galleani di Canelli. Carlo Alberto, da poco asceso al trono, offriva al pubblico godimento la parte migliore delle collezioni raccolte dai suoi avi, duchi e re Sabaudi, in 3 secoli di collezionismo, con il programma di promuovere al tempo stesso, sull'esempio francese, il arredo pittorico delle disadorne sale dei palazzi reali con opere di artisti moderni, moderni per l'epoca ovviamente. La collezione dei quadri di Sua Maestà si trovò esaltata dalla condizione di domestica suppellettile alla dignità di patrio monumento, no? Quindi il passaggio dal palazzo Madama, dove in fondo era considerata quasi un elemento di arredamento, ha una dignità invece di opera degna di stare in un museo. E questo allestimento, questo ebbe un successo tale, un apprezzamento tale anche dai commenti critici, così, dai personaggi contemporanei e dello stesso Carlo Alberto, che il 17 novembre del 1936 nominava Roberto D'Azeglio cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro e direttore effettivo della Reale Galleria. Quindi un inizio importante. Vi do soltanto qualche data, qualche tracciato, proprio per sommi capi, anche per capire cosa succede e perché a un certo punto si ritiene necessario spostare poi queste collezioni. Allora, nel 1832, abbiamo visto, c'è l'istituzione della Reale Galleria e le collezioni vengono disposte, l'abbiamo visto prima, nel piano nobile di Palazzo Madama. I dipinti, pensate, erano soltanto 334. Dico soltanto, ma soltanto lì. Mi sembra che facendo questo discorso, quindi pensando al Polo Reale, pensando a quello che, quello vedremo meglio con l'immagine dopo, quello che comprende il Museo Archeologico, il Museo di Arte Antica Palazzo Madama, l'Armeria Reale, la Biblioteca Reale, la Sabauda, eccetera, senza parlare poi della Pinacoteca dell'Accademia Albertina, delle residenze Sabaude, beh, direi che tutto questo insieme di opere va a smentire proprio quell'immagine che nel dopoguerra per un bel po' di tempo è stata data dai Savoia soltanto come persone che non amavano la cultura, rozzi guerrieri e basta, no? In realtà, già a cominciare da Emanuele Filiberto, il primo nucleo di opere della Galleria Sabauda risale proprio a Emanuele Filiberto, furono interessatissimi e aggiornatissimi anche per quanto riguarda l'arte. Se non fosse andata a fuoco, bruciata la grande galleria che congiungeva, tagliava, no? Piazzetta Reale, Palazzo Chiablese fino a Palazzo Madama, dove adesso c'è la cancellata del Palagi per intenderci, e lì è andata a fuoco una quantità di opere d'arte indescrivibile, dai grandi artisti del Rinascimento toscano ai veneti, che furono sempre tra gli artisti prediletti in genere dai Savoia. Infatti alla Sabauda troviamo una collezione di artisti veneti che vanno dal Veronese ai Bassano, che è veramente straordinario, Tintoretto, che è veramente straordinaria. Incide molto il fatto che Carlo Alberto arrivi a questa decisione, no? Quindi di rendere importante pubblico il museo, il fatto che siamo all'inizio dell'Ottocento e quindi c'era stato un precedente importante, si era diffusa un po' quella mentalità così giacobina, illuminista, no? Per cui il museo veniva visto come qualche cosa che non doveva più essere per un'elite, ma che doveva essere per tutti i cittadini, e ci fu un precedente importante perché nel 1803 si apre a Parigi il Musée
Central des Arts, che diventa poi il Musée Napoléon, poi ci sarà il Louvre, eccetera. E avevo visto una, non l'ho più trovata, se no l'avrei inserita, una vignetta molto carina in cui si faceva vedere Napoleone quasi come un Robin Hood, no? Che è vero che aveva rubato tante opere d'arte, tanti quadri, tante sculture, però poi le faceva, le aveva rubate per il popolo, no? Perché è stato certamente il primo a rendere pubblico il museo per tutti. E quindi la, come dire, anche Carlo Alberto fa tesoro, no, di questo precedente, quindi è una mentalità che si allarga, quella di aprire i musei alla, a tutta la popolazione. E tra l'altro in questo Musée Napoléon si trovavano anche parecchie opere che erano state prelevate a Torino e portate in Francia, che poi sono state in parte restituite, in parte ricomprate, ma quindi che sono tornate e che vediamo adesso qui alla Sabauda. Quindi l'inaugurazione il 2 ottobre, che era appunto il compleanno di Carlo Alberto, e poi dal 32 al 1854 abbiamo la direzione di Roberto D'Azeglio. E abbiamo delle donazioni di opere molto importanti, soprattutto di maestri piemontesi. E il primo incontro che noi abbiamo alla Sabauda mette proprio a confronto questi maestri piemontesi con opere coeve di altri artisti di altre parti d'Italia. E poi abbiamo dal 36 al 64 un'opera importante per la conoscenza, per la diffusione proprio della conoscenza della Sabauda, che è un'opera di Roberto D'Azeglio, La Reale Galleria Illustrata di Torino del 1836. Sono quattro volumi illustrati che riproducono opere della Sabauda. Per la maggior parte sono realizzati attraverso l'incisione. Pensiamo che l'incisione aveva avuto nei secoli proprio questa funzione, quella di far conoscere attraverso una possibilità, no? Quindi di duplicare in copie l'immagine, cosa che con un quadro non si può fare, quindi agevolmente spostabile, eccetera, eccetera. E quindi pensiamo alle tavole del Teatro Unsabaudie, per fare un esempio subito. Quindi questi volumi raccoglievano le immagini della Sabauda e fecero conoscere in tutta Europa le opere e l'importanza di questo museo. Nel 54 però Roberto D'Azeglio si dimette perché scrive che le condizioni sono inaccettabili a Palazzo Madama, perché intanto era diventato sede del Senato Subalpino nel 48, e quindi dice che c'è la storia si ripete, risorse economiche assolutamente inadeguate per restaurare le opere, umidità, locali troppo piccoli, insomma si dimette perché ritiene che non si possa continuare in questo modo. E nel 1854, quindi subito dopo, fino al 66, subentra Massimo D'Azeglio, quindi suo fratello Massimo D'Azeglio, e nel 60 la Reale Galleria è ceduta dalla Corona di Stato e passa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione Pubblica, assumendo il titolo di Regia Pinacoteca Nazionale. Questo significa anche di essere poi immessa in un circuito diverso, e quindi si comincia poi a parlare anche di restauri. Per quanto riguarda i restauri, certamente in epoca più recente, ma soprattutto per quelli che riguardano la nuova galleria, vanno ricordati sicuramente le fondazioni, la CRT e la San Paolo, che hanno dato un contributo notevolissimo. E quindi nel 65 abbiamo il trasferimento delle opere, delle collezioni praticamente, nel quello che era nato come Collegio dei Nobili, cioè all'Accademia delle Scienze, dove rimane poi fino a questo trasferimento. Passiamo avanti. Perché c'è una cosa? Sì. C'era un pezzo del biglietto per entrare o era aperto?
C'era un prezzo, sì, c'era un prezzo. Era aperto al pubblico, ma credo fosse una cosa abbastanza popolare, però c'era un prezzo, sì. Non era la concezione del museo gratuito. No, la differenza proprio fondamentale dell'importanza è che se pensiamo, non so, alla Galleria Borghese, ne dico la prima che mi è venuta in mente, ma ai grandi musei che erano o... non so, anche le Gallerie Vaticane, per esempio, no? O di ecclesiastici oppure di aristocratici, di re, eccetera, erano praticamente chiuse alla popolazione, ci poteva andare solo un'elite invitata, quindi che faceva parte della corte o dell'entourage, ambasciatori, altri reali e così via. Il concetto di aprire al pubblico un museo nasce proprio con il pensiero, col pensiero giacobino. Sì. Ecco, qui abbiamo, vedete, il complesso del Polo Reale, quindi la Biblioteca Reale, l'Armeria, Palazzo Reale, i Giardini e poi il Museo Archeologico, la Galleria Savarda. Un percorso straordinario, veramente. Adesso non so se... fino a qualche tempo fa, io sono andata recentemente, non era ancora in funzione, c'era ancora la cordicella e il cordone tirato, però si potrà poi passare direttamente dalla Sabauda a Palazzo Reale, quindi non ci sarà neanche bisogno di uscire, c'è il passaggio diretto. E poi andiamo avanti e abbiamo nel 1800, dal 69 al 1887, Francesco Gamba, che è direttore e che... assicura così alla Pinacoteca non soltanto opere dei maestri piemontesi, ma quelle che lui chiama i classici italiani e di altre scuole, quindi opere prevalentemente di artisti rinascimentali. Nel 1898 c'è un riordino delle collezioni e le opere vengono divise per scuole pittoriche, quindi non siamo ancora, i passaggi vedete che sono diversi, adesso le scuole pittoriche, poi saranno le collezioni e poi c'è quest'ultimo criterio invece del paragone tematico, quindi secondo un ordine cronologico tematico. E nel 1899 Baudi di Vesme prepara un catalogo della Regia Pinacoteca di Torino con una introduzione storica sul collezionismo sabaudo e in particolare viene messa in risalto quella che ancora oggi è una delle collezioni più prestigiose, che è quella del principe Eugenio di Savoia-Soissons, che forse ne parlavo prima o con qualcuno, che non è più mantenuta, forse con lei, che non è più mantenuta tutta insieme, ma non è nemmeno smistata, perché la ritroviamo nello stesso salone, ma messa a confronto con altre opere di altri artisti dell'epoca. Quindi è molto più fruibile, molto più godibile, perché ci fa vedere anche un'altra faccia, no? E ad esempio questo rapporto fra quello che è la pittura italiana, la pittura olandese, fiamminga, è abbastanza unico sicuramente nei musei italiani, ne hanno parlato recentemente in una conferenza, perché la Pinacoteca è ricchissima di opere di artisti stranieri, quindi nelle pinacoteche civiche o così normalmente c'è un ambito più ristretto, no? Nazionale o addirittura regionale, invece alla Sabauda si trova questo raggio molto ampio. Non so, pensiamo al trasferimento che c'era attraverso gli ambasciatori, i viaggi, eccetera, quindi in Italia, in Piemonte, ma in Italia in generale, lo scambio con la pittura olandese e fiamminga è stato intensissimo. Pensiamo ai Portinari, dico il trittico Portinari, che è forse uno dei più significativi, in cui appunto i Portinari aprono così una sede nelle Fiandre, quindi c'è questo spostamento continuo. Abbiamo due opere straordinarie che adesso vedremo, di Memling e di Van Eyck, che ci fanno capire come l'arte si sia evoluta proprio prendendo, scambiando, no, alcuni modi di vedere la realtà, quindi proprio l'arricchimento delle differenze, no? Che mi sembra dovrebbe essere un pensiero su cui dovremmo riflettere molto in tanti settori, ecco, anche oggi. E poi arriviamo al
33, al 33 Mussolini. Mussolini ordina che 36 opere delle 100 che componevano la collezione Gualino, esposta a Torino, ordina che queste opere siano inviate a Londra per arredare l'ambasciata italiana. E preside il direttore della Sabauda in questo periodo, Pacchioni, che tenta di opporsi, ma non ce la fa, non riesce, quindi queste opere vanno a Londra, e però cerca almeno di lasciarne una parte alla Sabauda, che non vengano disperse in altre gallerie. E anche di queste poi una parte ritornerà a Torino, ma alcune rimangono, non tornano più, insomma, vengono perse. Nel 40 la galleria viene smantellata praticamente, perché c'è la Seconda Guerra Mondiale, e quindi dividono praticamente le tele dalle cornici, come è successo quasi ovunque, e le cornici vengono poste nel rifugio antiaereo che c'era sotto, proprio nel palazzo dell'Accademia delle Scienze. E le stampe invece vengono mandati a Palazzo Carignano. I quadri vengono trasferiti su rulli, quindi le tele vengono arrotolate e vengono mandate al castello di Guiglia vicino a Modena. Alla fine della guerra poi tutto si ricompone quasi completamente, cioè sono pochissime le cornici che sono state danneggiate o sono andate perdute. In realtà quelle che vediamo sono quelle che originali, no? Che c'erano. E nel 44 abbiamo Noemi Gabrielli, che veramente ci mette l'anima, è stata, ha fatto moltissimo per la Galleria Sabauda, ed è proprio lei che fa partire in modo molto deciso questa operazione del recupero dei quadri. Arriviamo al 66, lei è sempre soprintendente, e la galleria viene inserita nel piano di rinnovamento dei musei italiani, e quindi c'è la possibilità di restauri che si erano resi necessari. Quindi c'è una ristrutturazione della galleria, delle collezioni, e addirittura si raddoppia la superficie espositiva, perché si crea questo secondo piano, e quindi sono 4.000 metri quadrati di esposizione. Poi si forma, ecco questo è interessante, un comitato pro Galleria Sabauda, siamo nel 55, presieduto da Giancarlo Camerana, composto Provincia di Torino, Comune di Torino, Camera di Commercio, Fiat, Unione Industriale, Cassa di Risparmio, Istituto San Paolo di Torino, Società Idroelettrica Piemontese, Banca Anonima di Credito di Torino. E il presidente di questo comitato è Gianni Agnelli. Questo ho voluto ricordarlo perché all'inaugurazione della Galleria Sabauda Franceschini ha detto una cosa che, come torinese, beh, mi ha fatto piacere, ha detto: Torino è un esempio per tutta Italia. È un esempio per tutta Italia per due motivi. Primo, perché ha saputo riconvertirsi, no? Pensiamo, Torino capitale d'Italia, Firenze e poi Roma, Torino. Torino si riconverte capitale del lavoro. Crisi, Fiat, sappiamo. Torino, capitale dell'arte contemporanea. Io ricordo di aver accompagnato due architetti di Berlino a Rivoli, che adesso speriamo si riprenda, erano allibiti, perché mi dicevano: ma come mai avete delle cose così straordinarie e non le fate conoscere, no? Quindi, e poi adesso Torino città di cultura, sicuramente, perché ormai Torino è entrata in un circuito importante. Quindi questo è un primo motivo. L'altro motivo che lui ha messo in rilievo è il fatto della compartecipazione tra pubblico e privato. E in effetti, come vedete, non è una cosa solo di oggi che riguarda le fondazioni bancarie, ma è una cosa, è una tradizione proprio torinese. E quindi questo è anche importante. Nel 77 abbiamo un soprintendente anche qui molto importante, che è Giovanni Romano, e si celebrano i 100, e nel 1779 si celebrano i 150 anni della Galleria Sabauda, e c'è un riordinamento delle collezioni, in modo particolare di quelle della collezione fiamminga e olandese. Continuano pubblicazioni importanti, adesso non sto a ricordarle tutte,
e arriviamo al 97 quando il direttore diventa Galante Garrone, quindi vedete tutte personalità di rilievo, e viene inaugurata il settore dedicato alle collezioni dinastiche, in modo particolare Carlo Emanuele III e Carlo Felice. Ecco, questa divisione, questa collocazione delle opere per collezioni dinastiche è quella che si è mantenuta fino adesso praticamente. Altre cose importanti sono storia più recente: nel 90 il direttore è Michela Di Macco, e anche qui si prosegue nella riordino delle collezioni. Nel 91 in modo particolare viene rivista, restaurata, ricollocata tutta la collezione di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I, e poi arriviamo appunto all'oggi. Quindi adesso direi di proseguire. Ecco, qui vedete Franceschini, appunto, che il giorno dell'inaugurazione. Andiamo avanti, e queste ho messo qualche immagine. Vedete degli allestamenti precedenti, e quindi questa appunto è del 32, sempre il 32, e questo forse lo ricorderete, no? Perché è rimasto così fino allo spostamento, quindi questo scalone, poi appunto di qua si partiva, c'erano i piemontesi, e poi si saliva. Questo è sempre il primo allestimento, e qui cominciamo con... Ho fatto una scelta, come dire, non forse delle opere principali o non tutte, ma che dia un pochino il senso di quello che è l'insieme, no? Il criterio di questo museo, di questa galleria. Questa è un'opera del Beato Angelico, gli è stata acquistata nel 1852 ed è considerata un capolavoro dell'Angelico, e quindi viene messa proprio a confronto con altre opere coeve. Dell'Angelico ci sono altre due piccole opere. Nel vecchio allestimento era a piano terreno, dove si trova tuttora, perché si incomincia proprio da questa parte, è del 1445, quindi si comincia grosso modo da questo periodo. Questo Barnaba da Modena, ecco, anche qui vedete, è interessante perché abbiamo visto Beato Angelico, pittura toscana, Barnaba da Modena, che è un pittore itinerante che porta in Piemonte quello che è il gusto, proprio la tradizione dell'icona orientale bizantina. Questo fa parte di una, è chiamata la Madonna della Tenerezza, cioè di una iconologia proprio tradizionale, che è quella in cui si vede sempre un contatto fisico tra la Madonna e il bambino, in questo caso le due teste sono accostate, oppure c'è la mano del bambino che tiene quella della Madonna, quindi Madonna della Tenerezza, fondo dorato, e Barnaba da Modena è un pittore itinerante, quindi porta un po' nell'Italia settentrionale soprattutto questo gusto più bizantino. E poi quest'altra opera importante, questi sono i fratelli Pollaiolo, ed è l'Arcangelo e Tobiolo del 1470-68-70, e si riferisce appunto a un episodio biblico, ma quello che a noi interessa è il gusto toscano, perché qui siamo nel 1470, in Toscana siamo in pieno Rinascimento. Se noi pensiamo al Piemonte, all'Italia settentrionale in genere, tardo medioevo, gotico internazionale, no? Quindi i nostri artisti certamente sono a conoscenza delle novità prospettiche toscane, però si fondono con quello che è ancora il gusto gotico internazionale. Del resto, culturalmente, certamente Torino è molto più vicina, culturalmente, storicamente, geograficamente, e in quel periodo specialmente più vicina alla Francia che non a Roma e alla Toscana, no? Quindi però il fatto che queste opere arrivino poi porta a questo inserimento di diversi linguaggi. Andiamo avanti, ecco, questo è un altro capolavoro, questo è Filippino Lippi, sono i tre arcangeli, anche qui, ecco, un discorso che è interessante, questo lo ritroviamo un po' in tutta la pittura di questo periodo,
è un discorso che sto portato quest'anno a Tecno 3, che è quello della simbologia, quindi la lettura attraverso i simboli. Qui magari non tutti oggi sono in grado di riconoscerli, ma allora anche il contadino, anche l'analfabeta che vedeva questo quadro sapeva riconoscere proprio dal simbolo i vari arcangeli, quindi l'arcangelo Gabriele, l'arcangelo Raffaele, l'arcangelo Michele. No? Notate anche prima, avete visto che c'era il cagnolino, e anche questo si rifà proprio a, in modo direi preciso, quello che è il racconto biblico. Com'è? Ah, ecco il pesce. Allora racconto cos'è questo episodio. Il racconto biblico è questo. Tobia doveva riscuotere un credito. Era malato, era diventato quasi cieco, e allora incarica il figlio Tobiolo di andare a riscuotere questo credito. Il ragazzo parte e a un certo punto trova un accompagnatore che subito non capisce che poi è l'arcangelo Raffaele, il nostro angelo custode, no? Quindi secondo la tradizione. E a un certo punto devono attraversare un fiumiciattolo, un corso d'acqua, e lui quasi si sente aggredire da un pesce. Nel racconto biblico si tratta di un grosso pesce, quindi ti fa un pesciolino proprio, no? Di un grosso pesce. Allora l'angelo gli dice di ucciderlo, ma di conservare il fiele di questo pesce. Vedete che ha la scatolina in mano, oppure può essere un recipiente, insomma, e quando arriverà a casa passarlo sugli occhi di Tobia, che lui riacquisterà la vista. E così in effetti accade. Ecco, Mantegna. Quindi vedete, questa opera è del 1475 e questa è un'opera anche molto molto importante. Adesso si trova nel settore, si inizia proprio con Beato Angelico, poi si prosegue, si arriva al Mantegna, e poi non l'ho messa, però non potevo metterle tutte, comunque si ha in fondo al corridoio un'enorme opera che è quella di Macrino d'Alba, quindi c'è questo, quasi dello stesso anno, no? Quindi questo collegamento molto preciso. E qui per esempio la santa era Santa Caterina, aveva la ruota, no? Quindi, e qui, eccola lì, la ruota. Andiamo avanti. Questa è una delle opere assolutamente più importanti, io dico proprio a livello, possiamo dire, europeo, perché questa è un'opera di Memling, è La Passione di Cristo. Ecco, solo per quest'opera si potrebbe passare tranquillamente una mattina a vederla, perché è talmente ricca di contenuti e di simbologia, perché così è stata vista, immaginata come un percorso di fede, di passione, quindi comincia proprio dalla passione di Cristo là in alto, non so se vedete, c'è l'ultima cena, poi via via, poi c'è porta alla croce, poi si arriva alla crocifissione e poi c'è la resurrezione, c'è la discesa al limbo. Questa Gerusalemme celeste in realtà è una città medievale, una città turrita, è una città che fa pensare più al nord, no? Che a Gerusalemme. E sappiamo che è stata eseguita tra il 1470 e il 71. La cosa straordinaria è che i due committenti che si intravedono, l'Engine da qui e dall'altra parte, sono i portinari, quelli del famoso trittico Portinari di cui vi ho parlato prima. E quindi è un'opera importantissima, ricchissima di simbologie proprio. Non so se riuscite a vederlo, ma là in fondo ci sono Adamo ed Eva, in mezzo c'è un gallo, e uno dice: ma cosa ci fa il gallo con Adamo ed Eva? E anche qui c'è una simbologia, perché il gallo simbolicamente si richiama al tradimento di Pietro, no? Prima che il gallo canti, eccetera. Allora qual è il legame con Adamo ed Eva? Pietro nega per debolezza, per paura, per debolezza, e così Adamo per debolezza mangia la mela, no? Quindi c'è questo paragone, come è facile in fondo cadere per paura e per debolezza. Un'altra opera importantissima, capolavoro, questo è Van Eyck, 1432, questo per esempio faceva parte della collezione del principe Eugenio ed è stato portato qua, non è al piano sopra dove ci sono gli altri quadri. Quindi è stato smembrato, se vogliamo, ma perché aveva un senso all'interno di questo discorso. Andiamo avanti.
E questo invece è il principe Eugenio di Savoia-Soissons, ritratto secondo quelli che erano i modelli aulici, no, del tempo, e un condottiero che è vittorioso sui turchi, come vediamo, e sopra c'è un'allegoria anche qui, che è quella della fama, della vittoria, della fede, vedete, con la croce. La fama è la prima che vediamo là, e poi c'è la vittoria che ha la corona, pronta per incoronarlo, e poi la fede. Non è la Madonna quella? Come? Non è la Madonna? No, non è la Madonna, è la fede. La fede, la fede come allegoria può avere in mano la croce oppure può essere velata, perché la fede è cieca, no? Se no non è fede. E allora allegoricamente pensate che c'era proprio un trattato, di soprattutto quello si afferma nel Cinquecento, di immagini allegoriche a cui i pittori si attenevano, quindi c'era già proprio tutta una casistica, e per questo che per i contemporanei era facile capire. Noi abbiamo dovuto recuperarle queste allegorie, perché poi si sono perse, diciamo che si mantengono fin verso l'Ottocento, poi si perdono, già nel Settecento molto meno. Andiamo avanti. E qui il Veronese. Del Veronese ci sono parecchie opere, come vi dicevo, i Savoia amavano moltissimo la pittura veneta. Questa è la cena in casa di Simone, è stato acquistato nel 1650 da Giovanni Spinola, quindi Genova. Tra l'altro i Savoia acquisteranno poi anche Palazzo Durazzo, con tutto quello che c'era dentro, quindi molte opere di Palazzo Durazzo adesso noi le troviamo qui alla Sabauda. I colori qui sono molto più vivi, no? Sono più vivi, cioè sono colori vivi quelli del Veronese, ma qui sono un po' troppo squillanti. È tratto fedelmente dal Vangelo di San Luca, però vedete che anche qui l'unico che è vestito come personaggio del suo tempo è Gesù. Vedete che tutti gli altri sono vestiti come personaggi del tempo, i personaggi in alto sulla balconata, così. Quindi questo discorso della scenografia era tipico del Veronese e della pittura veneziana, che parte dal Veronese e che poi si allarga, no? Soprattutto nel Seicento, che sarà poi il secolo del teatro, quindi questo discorso della scenografia. Andiamo avanti. Invece nel retro cosa c'è? Case? Come? Sì, dietro c'è, se possiamo tornare indietro, allora lì è la terrazza, vedete? Sì. E poi là si sviluppa il paesaggio della città di Venezia. Ecco, ed è Venezia, è immaginata come Venezia, come è realizzata. Ma anche questo aveva un significato che poi non è così scontato. Allora, perché in genere gli episodi evangelici, gli episodi biblici vengono in un certo periodo, soprattutto in certi artisti, riportati al momento, come architettura, come costumi? Perché il messaggio che si vuole passare era questo: quello che è successo, quello che il Vangelo ci racconta, non è una cosa che è successa tanto tempo fa, è quello che succede oggi. Cristo è ancora oggi, no? Quindi i miracoli li fa oggi, Cristo, il sacrificio di Cristo vale oggi come valeva 1000 anni fa. Quindi è proprio riportare l'episodio evangelico nel tempo, nella contemporaneità. E quindi era un discorso anche importante. E poi qui io ne ho messo uno, ho messo Manglar, di paesaggi c'è veramente una raccolta incredibile. E questa è stata, quest'opera era stata acquistata per Vittorio Medeo II a Roma, perché il paesaggio nel Settecento, ma già dalla metà del Seicento, diventa molto importante come soggetto a sé stante, quindi non più solo come sfondo di opere importanti. Paesaggio e natura morta sono due generi che arrivano da noi dall'Olanda, quando con la riforma protestante cade tutta una committenza, che è la committenza religiosa. Pensate, da noi la committenza era generalmente o religiosa, papa, confraternite, vescovi, eccetera, o aristocratica, re, eccetera.
Nelle Fiandre, in Olanda, già in partenza c'era un tessuto sociale diverso, quindi la committenza era generalmente dei ricchi borghesi, quindi una borghesia ricca che amava avere le quadrerie e non potendo più rappresentare questi soggetti religiosi, naturalmente i pittori non smettono di dipingere e quindi si affermano generi diversi, la pittura di genere, il paesaggio, la natura morta. Abbiamo delle così testimonianze, anche dei quadri, fanno vedere come quadri anche di artisti importanti li vendevano al mercato col pesce, venduti perché a tutti i livelli, chi poteva magari un po' meno, chi di più, ma il quadro diventa quadro da cavalletto. Quindi il quadro che si poteva appendere o tenere in casa, mentre da noi perdura ancora per molto tempo l'affresco, ad esempio, no? L'affresco dei saloni o delle chiese. E Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi, un'annunciazione che Gentileschi regala, la dona lui a Carlo Emanuele I, siamo nel 1623. Come mai gli viene in mente di regalare un quadro così importante a Carlo Emanuele I? Perché sperava di diventare pittore di corte. Allora, tornando a quel discorso che i Savoia non erano poi quei personaggi così rozzi e incolti, diventare pittore di corte a Torino era ambito da moltissimi artisti. A Torino c'era il Saiter, c'era il Beaumont, c'erano artisti importantissimi e Gentileschi sperava con questo dono, poi non diventerà pittore di corte, però instaurerà un rapporto con Carlo Emanuele e per cui realizzerà poi altri quadri. Però per dire che la corte torinese sotto il profilo artistico era molto considerata in Italia e all'estero. E questo è un altro capolavoro, Van Dyck, sono i figli di Carlo I d'Inghilterra e sono, è l'opera del 1635 e sono un regalo di Enrichetta Maria d'Inghilterra, che era la sorella di Cristina di Francia, quindi la prima madama reale era la zia di questi bei bambini e quindi anche questo è un capolavoro straordinario di Van Dyck. Io, come dico, ho fatto una scelta, vorrei solo che fosse così un input per invogliarvi a vedere, perché sarebbero state da mettere direi tutte le opere, e questo non potevo non metterlo perché Rembrandt è un autore che io amo tantissimo ed è un quadro che qui perde molto, bisognerebbe vederlo da vicino, perché questo che sembra tutto nero in realtà è un nero colore, un nero fatto di una cromia molto intensa che varia. E guardate questa piccola luce che si vede in fondo, quindi questo discorso di Rembrandt, che poi è lo stesso in pittura e in incisione, giocato proprio su questo ombre e queste luci che vanno a rischiarare, a tirare fuori proprio il personaggio. Sembra, non è sicuro, sono state fatte diverse ipotesi, però quella più accreditata è che lui abbia voluto fare un omaggio al padre anziano prima di morire. E del resto lui ha utilizzato moltissimo i genitori, i parenti come modelli. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è Gary Du, anche qui c'è un'allegoria molto carina, questa è tutta collezione del principe Eugenio e qui l'hanno tenuta insieme. C'è scritto proprio nel titolo l'onore è fragile. Cosa vuol dire? Allora, noi vediamo una ragazza che ha questo bel grappolo d'uva. Allora, l'uva è simbolo dell'Eucarestia, no? Richiama l'Eucarestia, un simbolo che il cristianesimo ha derivato da Bacco. Allora, pensiamoci bene. Bacco con tutto quel che segue, la sregolatezza del bere, l'orgia, eccetera. L'altra faccia è invece così simbolo dell'Eucarestia. Allora, vuole dirci che il passaggio dalla virtù al vizio è sottilissimo, basta poco dalla virtù cadere nel vizio, scivolare nel vizio, no? Ed è in questa sala, poi ci sono altri quadri, anche qui si potrebbe fare un discorso sul costume, perché c'è sempre un fondo moralistico e questo è proprio un po' del pensiero olandese calvinista, no? In questo periodo c'è sempre sotto questo richiamo moralistico.
Ne ho messa una tra tante, delle Vanitas, delle Nature Morte straordinarie, che erano ambitissime, anche queste ricchissime di simbologia. Griffé era uno molto molto amato come artista dal principe Eugenio, c'è un'intera sala dedicata a lui, questo è l'inverno, e è un artista olandese, lavora anche a Roma, poi si stabilisce in Inghilterra e vedete questa pittura tipicamente nordica, proprio, quindi che dà grande spazio al paesaggio, questo affollarsi di figurine. E poi l'Albani, queste sono opere importanti, sono i quattro elementi: acqua, fuoco, aria e terra. Questo è il fuoco erano state fatte realizzare, l'ho voluto mettere perché di un altro personaggio importante, che era il Cardinal Maurizio. Cardinal Maurizio, che era stato a Roma, quindi che amava molto la classicità e che porta questo gusto romano a Torino. Adesso vediamo l'altro, devo aver messo l'acqua se non sbaglio, eccola qua. Quindi, ecco, vedete tra l'altro il discorso delle cornici che facevo prima, vedete che sono ritornate puntualmente quelle originali. Erano messe dai pittori o? No, in genere, allora fino a un certo punto sì, ad esempio Defendente Ferrari, i pittori piemontesi, 3-400, dipingevano addirittura, preparavano il disegno e poi c'erano a Chivasso, c'era una bottega proprio specializzata di falegname, un artista artigiano che faceva le cornici. Quindi fino a un certo punto sì, poi in genere si affidavano appunto al gusto dell'artista, del committente. Ecco, laggiù c'è il Cardinal Maurizio, questi sono i quattro elementi dell'Albani. Questa è come la trovate oggi, quando salite vedete c'è l'allegoria dei tre puttini e poi trovate questa. Sì, sì, no, è un allestimento davvero, io lo trovo eccezionale. E poi c'è un'illuminazione meravigliosa. Ci sono questi LED che io non ho mai visto delle. Sì, non altera i colori e si vede benissimo. L'ha visto da vicino così, non ho visto l'altro da. Sì. Li vedo un po' ravvicinati. No, no, questi vabbè, sono in prospettiva, ma questi quattro sono in una saletta. Sono in una saletta. Solo quei quattro e basta. Sì, sì. No. Ecco, questi sono i tre puttini che vi dicevo, che sono le tre allegorie, anche qui, dell'architettura, dell'agricoltura e dell'astronomia. Questi sono del Domenichino. Questo è Rubens, Deianira tentata dalla furia, siamo nel 1638. Quindi vedete che c'è questo confronto continuo, no? I fiamminghi, Rubens, Albani, Domenichino, e sono a distanza minima di anni, quindi danno proprio questa. E questo è un altro pezzo bellissimo del Guercino, chiamato la Madonna della Benedizione, e questo così ha una storia, perché era stato ordinato dal conte Falconbelli nel 1651 e poi viene donato alla Regia Galleria, come si chiamava allora, nel 1836. Perché a un certo punto in epoca napoleonica il convento era stato chiuso, eccetera, allora lui regala questo quadro sperando che il governo possa intercedere per far riaprire questo convento, quindi è un dono fatto proprio con la speranza di poter riaprire il convento e la chiesa. L'argenta, Carlo Emanuele I con il nano di corte, quindi questo così un po' inquietante, ma purtroppo era la realtà di quei tempi. Andiamo, ecco. E poi questo Van Dyck di nuovo, il principe Tommaso, questo è un ritratto, è un quadro straordinario che viene preso a modello non solo in Italia, ma viene preso un po' a modello in tutta Europa. E pensate che Van Dyck aveva lavorato molto per i Savoia, era stato a Torino, eccetera, però questo lo esegue poi a Bruxelles nel 1634.
E questo è straordinario. E quello, appunto, questo è il Mignar, e questo è Luigi XIV, ancora una volta incoronato dalla fama, fama che in questo caso è anche la gloria, perché vedete che ha anche la corona. Questi li ho messi perché sono significativi, perché ci danno l'idea di tutti i personaggi. Questa è la Clementina, finalmente una donna che era riuscita a diventare pittrice di corte, quindi veramente era un caso rarissimo, perché anche qui non c'è il tempo, ma bisognerebbe aprire una parentesi molto molto. E questo è il Battoni, Ercole al bivio, e questo è un tema che avevano trattato anche i Carracci, che era molto di moda al tempo. Viene donato Vittorio Medeo III dal conte Malavaglia, conte di Canale, nel 1773, e questo è Ercole, vedete, così prestante, no? Quasi palestrato, che deve scegliere tra la virtù e la, diciamo così, e la voluttà e l'amore. Non ci dice cosa sceglierà, no, però ci dà le indicazioni che delle due strade come sono percorribili. E quindi, e poi abbiamo, ecco, il Bellotto, l'ho messo così in chiusura, anche se in realtà poi la galleria prosegue, perché questo, i due quadri sono due in realtà, questo è uno dei due, erano stati commissionati proprio da Carlo Emanuele III nel 1745, perché voleva dare in Europa l'idea di una città che si stava evolvendo, che stava cambiando, che stava facendo grandi lavori di manutenzione. No, no, quello è Palazzo Reale. È il fossato, sì. E l'altro quadro invece è il Ponte sul Po, ce ne sono due. Ma questo è quello del vedete che ci sono, c'è la biancheria stesa, perché lì si andavano, si erano le lavandaie, andavano a stendere. E qui due parole sulla collezione Gualino, che è un personaggio interessantissimo. Tra l'altro, ecco, qui c'è una cosa che a me ha così emozionato, mi ha colpito moltissimo. Se qualcuno di voi ha visto la mostra di Casorati, bellissima, o se si ricorda l'opera Il Concerto, a un certo punto nel concerto c'è una donna, quella centrale, che ha il volto abbassato, che lui aveva preso come modello da una piccola scultura dell'Aurana, nel 1400, e l'aveva utilizzata come modello. E poi sono andata a vedere la collezione Gualino, me la sono trovata lì davanti, e quindi ho detto guarda, no? Ed è una cosa così, è esposta quindi con le altre opere, alcune, non tutte, una parte purtroppo era minima, però è andata perduta nei rovesci finanziari che ha avuto, eccetera, e però ha donato tutta la sua collezione alla città, quindi la collezione Gualino è di proprietà appunto della Sabauda. Ecco, ho messo proprio solo alcune opere, questa è la Com'era, appunto nell'allestimento precedente. Questa è un'opera rarissima, Duccio da Boninsegna, e sembra che sia l'opera più antica di Duccio, addirittura dipinta sicuramente prima della Madonna Rucellai, quindi un pezzo preziosissimo. Questo è Melozzo da Forlì, Cristo Benedicente, quindi vedete che spazia proprio in vari settori. Adesso vediamo un'altra opera. Ecco, questo è del Veronese, Marte e Cupido. Poi arte cinese, questa è della prima metà del VI secolo ed era una stele votiva. E poi chiudo questa serie così proprio flash su Gualino con questa bellissima immagine di Francesco Menzio. E quindi richiamo poi Menzio, i sei di Torino, è di nuovo un discorso importante per la città, e quindi anche qui c'è un contributo che non è da poco. Questa è una visione generale dell'allestimento di oggi. Vedete tutti questi pannelli in cui uno può passare, può girare, può fermarsi. Ed è straordinario, luminosissimo, e questa è la nostra passeggiata. È arrivata la sera e abbiamo finito. Grazie.